Presentato questa mattina a Teramo il trentennale della grande festa invernale di Cermignano in provincia di Teramo. Dal 19 al 21 gennaio il paese si animerà per Sant'Antonio, con canti e balli popolari che fanno parte della storia del territorio e che sono frutto di un'ampia ricerca culturale volta appunto al recupero delle tradizioni locali. Sono tre giorni in cui avremo musici, gruppi itineranti e teatranti che rappresenteranno nelle vie del nostro centro storico del comune di Cermignano l'eterna lotta tra il bene e il male, rappresentata da Sant'Antonio come bene e dal demonio, o così come chiamiamo il diavolo, personificato dal male. In queste serate naturalmente ci saranno questi gruppi che intoneranno canti di questua, i famosi canti di questua, che rappresentavano una volta nella nostra tradizione storico contadina, momenti in cui i gruppi andavano nelle famiglie per poter naturalmente fare uno scambio di riti propiziatori e benefici in cambio di prodotti tipici della loro produzione contadina, che potevano essere formaggi, salsicce o galline e quant'altro. Musica, delizie gastronomiche del territorio come gli uccelletti, tradizionali dolci locali e vin brûlé. Sono questi gli ingredienti per la festa invernale del 2024, che torna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia da Covid-19. Piace perché è spontanea, perché fa partecipare, non isola, quindi riusciamo a fare dei gruppi, che è abbastanza difficile nella nostra epoca, in questo momento, no? Mettere insieme 10-15 ragazzi a formare un gruppo di canto. Invece anche quest'anno abbiamo 2 gruppi di canto di giovani, di ragazzi, che ci fa molto piacere. A questo noi leghiamo la riscoperta di quelli che sono i prodotti tipici della nostra zona, soprattutto gli uccelletti, questi, che è un prodotto tipico del nostro paese di Cermignano, che da sempre tutte le massaie e tutte le casse si fanno gli uccelletti. Oggi li fanno un po' dappertutto, anche nel supermercato, certo, non sono come i nostri.